Ragazzuoli, buonasera, benvenuti in un video sgrauso. È una vita che non faccio un video, raga, sono un po' arrugginito. Adesso ho un po' di più di tempo libero. Il 10 di giugno è nata mia figlia. Sono diventato papà, quindi sono diventato anche la persona più felice del mondo. Quindi di che dire, è iniziato a bomba, però purtroppo non è finito nel migliore dei modi. Io ho creato questo canale e all'inizio ho iniziato con qualche video di sfida tra i cani, qualche video di allenamento, qualche video di dissing, qualche video di incitazione, volendo anche alla violenza, perché in alcuni video ho anche invitato delle teste di cazzo a venire a cambiare connotati. Però è giusto anche che uso il mio canale per dare purtroppo anche qualche brutta notizia. Il mese di giugno non è finito, come dicevo, nel migliore dei modi, perché il nostro vecchietto IRG Drake, alcuni lo conosceranno, chi non lo conosce posso assicurare con certezza che ai tempi d'oro, quindi in gioventù, è stato veramente un dito nel culo per molti cani e molti allevamenti. Ovunque l'abbia portato, Italia, Europa, ha vinto tutto quello che si poteva vincere e ha creato molte invidie, ha fatto parlare molto di sé, perché, ripeto, è stato veramente un dito nel culo sia in Italia che in Europa, ma soprattutto in Italia. In Europa l'hanno accettato, in Italia hanno cercato di affondarlo, però si sono affondati da soli, sti coglioni. Comunque, il nostro IRG Drake ormai sta invecchiando, è invecchiato, non è più il giovanotto di prima. A metà mese, a metà giugno, ha avuto un riversamento dello stomaco, l'abbiamo preso, come si può dire, proprio per i coglioni, portato al volo dal veterinario e salvato, preso proprio per i coglioni, e devo dire che dopo si è ripreso abbastanza bene. Ha avuto 2 o 3 giorni dove non capiva che cazzo era successo, però devo dire che la ripresa è stata abbastanza veloce e mi aveva dato, diciamo, una speranza che non potesse ricapitare una cosa del genere. Purtroppo oggi è il 1° luglio, 4 giorni fa c'è ricaduto, ha avuto un'altra torsione dello stomaco, volevano sopprimerlo, non è stato soppresso, ma gli è stata data, diciamo, un'ultima possibilità. È stato lì, è stato preso la prima volta, è stato preso per i coglioni, 4 giorni fa, ormai 5, è stato preso per i peli della coda. Questa è una cosa che mi rende molto triste, perché Drake non è solo un cane, un pitbull, che è stato un dito nel culo per molte persone, ma è stato anche il mio migliore amico. È stato il cane che mi ha fatto conoscere a una gara sportiva in Croazia la mia compagna, che poi è diventata mia moglie e la madre di mia figlia. È stato un compagno di allenamenti veramente eccellente. Sino alla pensione, e tuttora comunque è stato un compagno di vita, perché Drake è come un fratello per me. Adesso in questi giorni sta mangiando poco e niente, beve abbastanza, mangia poco e niente e si muove proprio a malapena. Purtroppo speravo in una ripresa, ho detto cazzo, abbiamo avuto culo, abbiamo pigliato anche stavolta, speravo in una ripresa, invece questa ripresa purtroppo non la sto vedendo. Chi mi segue su Instagram avrà visto qualche scatto insieme a mia figlia, perché io gli avevo fatto una promessa, lui mi aveva fatto una promessa, ovvero invecchiando, prima di star male, prima che gli potesse succedere qualcosa, di conoscere la mia famiglia, quindi anche mia figlia. Lui ha mantenuto questa promessa e io adesso devo mantenere la promessa che ho fatto lui, ovvero di prendermi cura e stargli accanto sino al suo ultimo momento. Ed è per questo che ho rifiutato
l'eventualità e la possibilità di che fosse soppresso su un freddo tavolo di un veterinario, preferisco, forse datemi dell'egoista, datemi del pezzo di merda, animalisti, provate ad attaccarmi, vi riempio di botte e di sberle, però io preferisco che muoia tra le braccia del suo padrone, ovvero me, e nel suo ambito familiare, quindi in casa, sul suo cuscino, amato e coccolato come l'è stato per tutti questi anni. Purtroppo, come ho detto, il mio canale è sempre stato pieno di cose abbastanza divertenti, dissing, litigate, tutto quello che volete, giusto che voglia condividere anche questo momento che per me è veramente molto triste, infatti sto trattenendo veramente le lacrime a fatica perché sto piangendo tutti i giorni. Ogni volta che lo abbraccio, che penso che possa essere l'ultimo abbraccio, io cado in una disperazione totale. C'è la gioia di mia figlia che mi tira sul morale, perché comunque è una bambina bellissima, molto brava, è veramente dolcissima nonostante il suo neanche mese di vita. Però dall'altra parte c'è qualcosa che mi sta distruggendo piano piano l'anima, perché Drake è un fratello, è un pezzo della mia anima, è un cane che mi ha dato infinite soddisfazioni. Con lui ho girato veramente tutta l'Europa, tutta l'Italia, tutta l'Europa. Per voi è stata una fine nel fianco, un dito nel culo, la conferma che nella vostra vita da allevatori non avete combinato un cazzo. Per me è stato un fratello, è un campione, è un pezzo della mia anima. Io ho sempre la speranza che si possa riprendere, domani di vederlo che non che corre, però che cammini meglio di come cammina adesso, che mangi con appetito, che beva per dissetarsi bene e che mi salti addosso sul divano per dirmi: ehi papà, per un po' ci sono ancora, per un po' sono ancora in mezzo ai coglioni. Purtroppo so che non potrà mai giocare con mia figlia, cosa che io avrei sperato veramente tanto. Però quando un giorno mia figlia vedrà gli scatti che gli ho fatto con Drake e mi chiederà: papà, chi è quel cane? Io gli racconterò la meravigliosa storia di IRG Mountain Drake e che cane magnifico sia stato e di quanto debba essere ringraziato per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni. Ragazzi, adesso chiudo il video, non vi invito a mettere niente, né like né dislike né a seguirmi, niente, perché non me ne frega niente, era un piccolo sfogo da condividere sul mio canale, quindi buona serata. Ci sentiamo presto.